Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a vedere il nuovo DPCM firmato dal neo premier Mario Draghi, che sarà in vigore fino a Pasqua. Molte, non molte le differenze con le restrizioni del precedente governo, se non qualche limitazione in più per le zone rosse e soprattutto novità per quanto riguarda le scuole. Vediamole tutte con Giuseppe Dintino. Firmato il primo DPCM dell'era Draghi. Sarà in vigore da sabato 6 marzo fino al 6 di aprile, Pasqua compresa. Rimangono le fasce di colore coi diversi livelli di restrizioni, che restano pressoché immutate. Il nuovo governo non sembra intraprendere alcun cambio di passo nella gestione del Covid, fatta eccezione per le zone rosse su cui arriva la stretta. Al massimo livello di restrizioni, infatti, saranno chiusi anche barbieri e parrucchieri, così come le scuole di ogni ordine e grado. Nelle zone arancioni e gialle, i presidenti di regione potranno comunque disporre la sospensione dell'attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti e nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti nell'arco di 7 giorni. Le visite a parenti e amici, dirigendosi verso abitazioni private, sono consentite una sola volta al giorno, nel limite di 2 persone, ma non in zona rossa. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 ed è anche vietato uscire dalla propria regione, anche se questa dovesse trovarsi in zona bianca o gialla. Andiamo avanti con il nostro giornale, adesso la pagina sindacale, l'accordo tra i rappresentanti dei lavoratori e la Betafens chiude il tavolo istituzionale sulla vertenza che era stato promosso dalla Regione Abruzzo. L'azienda ha confermato da un lato la volontà di voler di attuare il contratto di solidarietà 12 di salario dei lavoratori. Vediamo. Contratto di solidarietà per 12 mesi con l'impegno da parte dell'azienda di integrare economicamente ad ogni lavoratore la perdita salariale. L'accordo tra rappresentanti sindacali e Betafens chiude il tavolo istituzionale sulla vertenza dello stabilimento di Tortoreto. La proposta di integrare la perdita di salario, in particolare, ha trovato il favore dei sindacati che si dicono così ampiamente soddisfatti. L'assessore regionale al lavoro, Pietro Quaresimale, ringrazia tutte le parti in gioco, dall'azienda ai sindacati, che dice hanno mostrato responsabilità e senso pratico, evitando il licenziamento di 146 lavoratori. Una trattativa lunga, durata diverse settimane, ma sicuramente un epilogo positivo e importante per tutto il territorio, perché un'azienda così importante rimane nella nostra provincia. Voglio ricordare che a luglio questa azienda aveva intenzione di delocalizzare il sito in Polonia. Poi io mi sono insediato a fine ottobre, in cui appunto ho avuto la delega alle politiche del lavoro, e c'era il tavolo nazionale perché la competenza è del Ministero, ma anche lì purtroppo non si era raggiunto l'accordo ed è saltato il tavolo. Dopodiché io ho contattato direttamente i vertici dell'azienda, ho iniziato una nuova trattativa e devo dire che sono molto felice perché, come dicevo, ho avuto un epilogo positivo. Voglio ringraziare logicamente i sindacati, che anche loro hanno fatto un duro lavoro, ma anche i lavoratori. Al termine dei 12 mesi di contratto di solidarietà, l'azienda potrà far partire la ristrutturazione prevedendo la cassa integrazione straordinaria per 24 mesi, situazione però di cui si parlerà il prossimo anno. Continua l'ondata di vandalismo senza precedenti in città, colpita Piazza Sant'Anna, questo nonostante il cancello fatto sistemare dall'amministrazione comunale che delimita la zona archeologica più nascosta dove dilagano alcol e spaccio. Alcuni sconosciuti, forse per vendetta, hanno rotto grandi vetrate che proteggono la Domus Romana. Vediamo il servizio di Tania Bondici Castelli.
Non tutti hanno gradito il nuovo cancello fatto sistemare dall'amministrazione comunale di Teramo, che di notte chiuderà una porzione dell'area archeologica di Piazza Sant'Anna. Negli ultimi tempi questa zona, particolarmente nascosta, era diventata centro di spaccio cittadino e di vandalismi senza precedenti. E se da una parte il cancello è stato criticato perché paragonato concettualmente ad un muro che limita e vieta, i residenti al contrario plaudono all'iniziativa. Ma i vandali non si danno per vinti, anzi si vendicano e rompono a sassate due enormi vetrate che delimitano la Domus Romana. Come pensate di poter arginare questa ondata di vandalismo, soprattutto in questa zona, in questa piazza Sant'Anna? Sicuramente questo delimitare questo spazio in ore notturne era un percorso per cercare di dissuadere da venire qui in ore notturne e fare di tutto. Onestamente è un problema difficile da affrontare perché ha radici profonde nelle famiglie che oggi sono un po' disgregate, c'è poca attenzione verso i ragazzi, soprattutto sono ragazzi minorenni, quindi ci dovrebbe essere maggiore attenzione delle famiglie, però è un problema reale, difficile veramente da affrontare perché dovrebbe essere tutta la società, le amministrazioni, le famiglie insieme dovrebbero seguire un percorso per cercare di rieducare un pochettino i comportamenti civili di questi ragazzi. Devo dire che i ragazzi che oggi stanno vivendo un momento difficilissimo, forse sono quelli che pagano il pedaggio maggiore per questa pandemia. L'enorme e impattante struttura di ferro e vetro che copre la Domus Romana di Piazza Sant'Anna, fatta oggetto di continui vandalismi, non è più ritenuta idonea dall'attuale amministrazione comunale, che intende rimuoverla, raddoppiando così lo spazio calpestabile della piazza. Questa amministrazione sicuramente porterà avanti un'idea progettuale di lentamente di rimozione di questa struttura, che è molto impattante per quanto riguarda l'armonia di questa piazza così gradevole, così segreta. Se si vede dall'alto questo contenitore, è grande due volte la piazza, quindi sicuramente va ripensata. L'opportunità del Recovery Fund e della nuova gestione della sovrintendenza ci danno la speranza che qualcosa potrà essere modificato, spero a breve. E noi proseguiamo con una notizia di cronaca: un capannone di 2600 metri quadri illecitamente utilizzato per lo stoccaggio di materiale derivante da attività di recupero è stato sequestrato a Pagliete in provincia di Chieti dai militari della stazione Carabinieri Forestali di Lanciano e da quelli del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del gruppo Carabinieri Forestali di Chieti. Una persona è stata indagata per responsabilità in merito alla disciplina sull'ambiente, responsabilità per cui è prevista la pena dell'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a 26.000 euro, salvo che a seguito di una caratterizzazione da parte dell'ARTA non dovesse emergere la pericolosità dei rifiuti. I militari hanno trovato oltre 1200 tonnellate di rifiuti plastici contenuti in big bags ammassati senza il rispetto della normativa antincendio all'interno di un capannone non ricompreso nel layout aziendale. Il rifiuto plastico, presumibilmente destinato ad essere immesso in nuovi processi produttivi, era gestito in difformità da quanto previsto dal testo unico ambientale. E proseguiamo andando a Silvi, al centro commerciale Universo. È stata allestita la postazione per vaccinare gli ultra ottantenni. Per ora l'iniziativa è prevista in due giorni, ma lo spazio resterà a disposizione per sei mesi. Anche a Silvi è partita la campagna vaccinale, postazione allestita al centro commerciale Universo, dove in fila ci sono gli ultra ottantenni in attesa della somministrazione del vaccino Pfizer. Siamo partiti con due giornate, poi ne seguiranno sicuramente altre. Per oggi hanno risposto più di 650 cittadini ultra ottantenni, avremo poi anche quelli domiciliati a casa perché per le persone anziane che non riescono ad deambulare. Però l'invito è quello di recarsi qui perché l'organizzazione insomma è stata complessa e siamo fiduciosi che qui possiamo snellire e vaccinare tutta l'intera popolazione che ne farà richiesta. E ci sono delle tempistiche?
sì, le tempistiche sono che adesso ovviamente in questi due giorni sarà data priorità a chi si è segnato nella piattaforma regionale ultra ottantenni, successivamente ci saranno i soggetti fragili, le persone che fanno parte di alcune categorie protette e poi successivamente l'intera popolazione. Tramite l'accettazione gli operatori sanitari raccolgono l'anamnesi del paziente, così da verificare in base alle patologie se è idoneo al vaccino. Una volta giunta l'autorizzazione e somministrato il vaccino, il paziente sarà registrato sulla piattaforma nazionale di coloro che hanno ricevuto la prima dose. La somministrazione della seconda è prevista per il 26 di marzo. Sta andando benissimo, le persone anziane sono stupende, sono pure emozionate di fare questa vaccinazione, perché si sentono veramente come coloro che vengono salvati da questa cosa. Infatti noi stiamo dando tutto noi stessi come personale amministrativo, infermieristico, medico, perché siamo convinti che questa è la via di uscita per tutti. Oggi, come ogni anno, nonostante la pandemia, si celebra nel mondo il World Hearing Day, la giornata mondiale dell'udito istituita per richiamare i governi sull'importanza di questo senso. Dall'Abruzzo è partita una lunga diretta streaming, Heraton denominata, che riunisce i massimi esperti nel campo. Oltre ai dibattiti, previsti anche dei consulti in diretta con gli specialisti per dare la possibilità ai cittadini di chiarire dubbi sulla salute dell'udito. Inoltre è stato presentato poco fa il rapporto mondiale sull'udito dell'OMS, che rappresenta un appello globale all'azione per affrontare la perdita dell'udito e le malattie dell'orecchio nel corso della vita. Vediamo. Quasi 2 miliardi e mezzo di persone in tutto il mondo, una persona su quattro, avrà problemi di udito entro il 2050 e almeno 700 milioni di loro avranno bisogno delle cure e della riabilitazione. A lanciare il monito, il primo rapporto mondiale sull'udito pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, in occasione del World Hearing Day, la giornata mondiale dell'udito che ricorre oggi, a cui partecipa anche Pescara. E oggi, in contemporanea con oltre 100 paesi, ci sarà il lancio del rapporto mondiale sull'udito. Noi che abbiamo seguito l'elaborazione di questo documento possiamo dire che veramente forse da oggi ci sarà un cambiamento epocale, perché questo rapporto contiene delle linee guida unitarie e soprattutto contiene una precisa indicazione ai governi degli stati membri ad intervenire, ad agire, a fare qualcosa. La mancanza di informazioni accurate ed atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti delle malattie dell'orecchio e della perdita dell'udito spesso limitano le persone all'accesso alle cure, dice il rapporto dell'OMS, e anche tra gli operatori sanitari c'è spesso una carenza di conoscenze sulla prevenzione. Per questo manifestazioni come quella odierna, che si tiene in streaming a causa della pandemia, sono necessarie per continuare l'opera di sensibilizzazione verso la popolazione. L'OMS ci chiede di celebrare questa giornata per accrescere la consapevolezza su un senso così importante, troppo spesso trascurato. Specie in questo momento, il lockdown, le mascherine, il distanziamento sociale hanno aggravato la condizione di isolamento di chi soffre di problemi di udito. Immaginate le difficoltà nella didattica a distanza, nel telelavoro, ma anche nei contatti affettivi, immaginiamo i nostri anziani. L'Italia fa da capofila, è stata tra l'altro premiata unica in Europa dall'OMS con un piccolo sostegno simbolico che sta a testimoniare la volontà e la bontà dei nostri progetti all'interno del panorama mondiale. Per cui da Pescara, capitale dell'udito, parte questo grido d'allarme: attenzione, l'udito è un senso importante, e questo nostro interessamento, questo nostro impegno valica i confini nazionali, arriva appunto da Ginevra in tutto il mondo. Il centrosinistra pescarese torna ad attaccare il sindaco Masci e la sua giunta sulla pista ciclabile realizzata e poi cancellata alla Pineta del capoluogo. I consiglieri d'opposizione chiedono chiarezza sui soldi spesi e sulle responsabilità. Prendono a prestito il gioco dell'oca, nel quale si può tornare sempre alla casella di partenza per raccontare quanto accaduto con la pista ciclabile della Pineta di Pescara.
Il centrosinistra, capitanato dal consigliere regionale ed ex vice sindaco del capoluogo adriatico Antonio Blasioli, torna ad attaccare la giunta Masci sulla pista ciclabile della Pineta, errata e poi cancellata con un nuovo asfalto dopo l'ammissione dell'errore da parte di Palazzo di Città. Siamo una città fantastica, spendiamo 250.000 euro per realizzare un raccordo di piste ciclabili tra l'università e la riviera, quindi realizzando una pista ciclabile in sede protetta come voleva il centro-sinistra nel suo progetto approvato su Viale della Pineta, spendiamo 250.000 euro con tanti atti, in alcuni casi anche mancanti, in questo lavoro per tornare alla parte iniziale, un gioco dell'oca che pagano i cittadini di Pescara, in cui la giunta e il sindaco Masci scelgono e prendono la casella 58, cioè torna al punto di partenza. Uno sbaglio costato circa 30.000 euro nella prima variante, come si legge dalla ricostruzione documentale fatta dal centrosinistra, cui vanno aggiunte le altre somme, racconta Blasioli, per la riparazione dell'asfalto, del quale però mancherebbe l'atto autorizzativo. Non l'ha voluto il RUP, non l'ha voluto il direttore dei lavori, non l'ha voluto la giunta. L'unico atto che ormai dobbiamo ritenere sia un atto tipico della nuova amministrazione di Pescara è l'annuncio sui social ubi et orbi da parte del sindaco di Pescara. Può configurare un danno erariale per questa opera? Guardi, io sono abituato, diciamo, a fare le mie rimostranze da un punto di vista politico, ma è del tutto evidente che questa procedura va vista fino alla fine. Anche le promesse non saranno soldi spesi da Pantalone, cioè dai cittadini di Pescara, noi li vogliamo vedere negli atti. Ad oggi chi ha modificato quei lavori e li ha riportati nella situazione iniziale non si sa, non c'è nessun atto. Chi li pagherà? Se li pagherà il progettista, che tra l'altro ha l'unica colpa di aver fatto quello che la Lega e Masci gli hanno chiesto, sarà un altro danno ai danni della città. Ed ora siamo allo sport, partiamo dal calcio di B, un gol di Odgaard in pieno recupero consente al Pescara di espugnare Cittadella e di tornare a vincere una partita a distanza di 2 mesi. I biancazzurri agganciano l'Ascoli e si portano a meno 4 dalla zona play-out, si riaccendono così le speranze di salvezza, una salvezza che resta comunque complicata. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Con la prima rete in biancazzurro di Odgaard segnata al 93esimo, il Pescara espugna il tombolato di Cittadella e continua a sperare nella salvezza. Vittoria meritata per il Delfino, che si è anche visto annullare nel finale un gol sembrato regolare e che ha dimostrato di essere più vivo che mai. Nella seconda partita in 4 giorni Grassadonia cambia qualcosa rispetto al match con il Lecce, mandando in campo dall'inizio Balzano, Giannetti e Maestro. La squadra di Venturato, con l'ex Castrati in porta, risponde con il 4-3-1-2. Buon avvio di gara per il Delfino, che al 14esimo arriva ad un soffio dal vantaggio con il colpo di testa di Giannetti, che manda la sfera sull'esterno della rete. Appare ben messa in campo la squadra abruzzese, che preme anche senza scoprirsi, facendo vedere qualcosa in più dei padroni di casa. Alla mezz'ora si infortuna Antonio Balzano, che viene sostituito da Bellanova. Passano 2 minuti e si vede la prima conclusione in porta dei Veneti, con Tavernelli che impegna Fiorillo nella parata a terra. Aumenta la spinta della squadra di Venturato, con i biancazzurri ora costretti ad arretrare. Sul finire di tempo al 45esimo, locali pericolosi ancora con Ogunseye, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo mette di testa di poco al lato. Nella ripresa parte in avanti il Cittadella, anche se di emozioni neanche a parlarne. Al 18esimo doppio cambio per il Pescara, con Grassadonia che spedisce sul terreno di gioco Memusciai e Macin per Busellato e Maestro, entrambi ammoniti. In campo però non accade nulla, con le due squadre piuttosto statiche e prive di idee. Partita bloccata che potrebbe sbloccarsi solo con un episodio. Il Delfino conferma il mal d'attacco, non riuscendo ad impensierire Castrati. Nel finale c'è spazio anche per Capone e Bocchetti, che entrano al posto di Giannetti e Drudi, con il gioco che continua però a latitare. A sorpresa al 43esimo i biancazzurri trovano però il gol del vantaggio con il cross di Masciangelo e l'autorete di Donnarumma su tocco di Odgaard, ma il direttore di gara sardo annulla fra lo stupore generale per un fallo del danese che nessuno vede. Si resta così sul
solo 0-0 con il Pescara che schiuma rabbia e che poi rischia sul capovolgimento di fronte con la respinta miracolosa di Fiorillo. Ma i biancazzurri non ci stanno e al 47esimo arriva il gol splendido proprio dell'ex Lugano Odegaard, che su perfetto cross di Scognamiglio di testa supera Castrati, regalando alla sua squadra 3 punti vitali per restare aggrappati alla salvezza. C'è tantissimo da fare, ogni giorno cerchiamo di mettere qualcosina di nuovo, anche andando incontro a degli errori, ma questa squadra sa che deve ottimizzare i giorni di allenamento, deve ottimizzare i video che per noi sono fondamentali, ci rivolgiamo molto, perché dico sempre ai ragazzi che una seduta video equivale a 10 allenamenti e quindi stanno facendo tutto con grande abnegazione e soprattutto saper soffrire, insomma dobbiamo stringerci le mani, combattere e migliorare poi quella che è la fase di possesso palla, ma stiamo cercando di avere un'identità, stiamo cercando di determinare noi le partite. Abbiamo affrontato oggi una squadra molto forte che gioca insieme da tempo, che ha meccanismi importanti e la squadra ha reagito bene, però ripeto, mettiamola da parte e pensiamo già domani a fare un buon allenamento. Ecco, buonasera mister, Costantini TV6, sì. L'aveva immaginata così la partita con questo forcing finale? Il cross l'ha fatto Scognamiglio, che è uno dei centrali, ha fatto un cross meraviglioso, ma era ai 25 metri, quindi insomma la squadra lì si è alzata, ha cercato di vincerla. Sì, ma stiamo cercando di lavorare sulla mentalità, sull'autostima, sul sapere quello che bisogna fare in mezzo al campo senza paura. È chiaro che la posizione di classifica condiziona, però voglio che i giocatori giochino liberi, sereni. L'ho detto prima della partita, è una partita di calcio, bisogna divertirsi, i giocatori sanno quello che devono fare, si applicano e soprattutto hanno spirito, hanno voglia di tirarsi fuori, hanno voglia di emergere. Siamo il Pescara, come dico sempre, dobbiamo rispettare tutti, ma dobbiamo imparare a farci rispettare anche noi. Ma io penso che le case si costruiscono dalle fondamenta, è chiaro che oggi vorremmo farlo, vorremmo essere più aggressivi, ma bisogna lavorarci sopra e trovare i meccanismi giusti, leggere le situazioni, e quindi sappiamo insomma che oggi dobbiamo giocare in un certo modo per essere più compatti, però ripeto, fino a questo momento il merito è totalmente dei ragazzi, perché veramente insomma stanno cercando di darmi tutto quello che hanno. Andiamo avanti con la Serie C, l'assenza per squalifica di Bombaggi apre spiragli di rientro nella formazione titolare per il centrocampista Mungo, che manca dalla trasferta di Palermo, nella quale si era infortunato riportando una distrazione al collaterale del ginocchio destro. Mungo, calabrese d'origine, ora a disposizione in vista del match di domenica alle 15 al Bonolis contro il Catanzaro, molto importante in ottica griglia playoff. Vediamo. Sicuramente noi un po' più esperti potevamo fare o dare un po' di più come sempre, tanto alla fine, tra virgolette, le colpe sono quasi sempre, non diciamo nostre, ma quasi. Però diciamo che in tutti i campionati ci sono sempre i bassi e non saprei dire, cioè, alla fine è sempre il lavoro quello che conta. Noi ci alleniamo sempre per dare il massimo, per vincere, provare a vincere tutte le partite. Poi ci sono anche gli avversari e non riusciamo sempre a vincere. E quindi col lavoro ne siamo usciti e dobbiamo continuare adesso, e ci siamo tornati a vincere e dobbiamo continuare su questa dove siamo arrivati. Sì, sì, no, sicuramente a prescindere dal Catanzaro, una partita come le altre, i punti sono 3 come tutte le altre partite. Comunque sì, ci tengo a rientrare in forma il prima possibile e di far bene il prima possibile, perché ci abbiamo bisogno tutti, sia di far punti sia di fare bene. Sono una squadra forte e come tutte le altre partite, come ripeto sempre, dobbiamo cercare di, anche perché siamo in casa, di fare più punti possibili per arrivare nella migliore posizione ai playoff, perché poi alla fine conta tanto la posizione. Non ho mai finito un campionato senza far gol e non vorrei fare quest'anno finire un campionato senza aver segnato, e quindi sicuramente devo fare di tutto possibile per aiutare la squadra e per provare a fare gol.
Sicuramente ci sono squadre tanto attrezzate sopra di noi e sotto di noi. Io sinceramente, lo dico con tanta sincerità, alla fine del campionato se arriviamo sesti sono contento, perché oltre che facciamo le prime due partite in casa, se le passiamo abbiamo una posizione in casa favorevole per le due prime partite, che sono quelle che a scontro diretto passeresti con due risultati su tre. Adesso la Serie D, sono quattro i recuperi di oggi alle ore 14.30, quindi fra poco meno di 5 minuti. Due le abruzzesi in campo, Notaresco e Giulianova, con il Notaresco che cerca una vittoria che lo porterebbe a meno uno dalla vetta e ospita un Tolentino in ottima condizione. Queste le formazioni per il Notaresco: Sciba in porta, linea di difesa con Sorrini, Speranza, Gallo e Simoncini, in mediana Bianciardi, Frulla e Palumbo, in avanti Olcese, Banegas, Marchionni, in panchina De Malia, Dos Santos, Blando, Massarotti, Mancini, Cancelli, Paganini, Di Stefano e Montuori. Il Tolentino risponde con Governali, Laborie, Ruggeri, Bonacchi, Conti, Labiola, Tizzi, Tortelli, Cicconetti, Severini e Capezzani, in panchina Dupuis, Stefani, Srancheon, Eleonori, Rozzi, Lepri, Salvatelli, Minella e Prosperi. Il Giulianova gioca in trasferta ad Agnone, un match delicato e nel quale i giallorossi devono vincere per accorciare le distanze in zona play-out. Il tecnico Bitetto è ancora privo di Demoleon e Balducci e non recupera Tedone. Questo il suo 3-5-2, Mora in porta, trio di difesa composto da Galli, Danna e Caso. Gli esterni sono Tipaldi, Antonelli, interni di centrocampo De Cerchio, Modic e Cipriani, in avanti Cesario e Barlafante, in panchina vanno Di Mango, Ancinelli, Scarpini, D'Antonio, Massetti, Flores, Paudice, Cucchi e Forcini. L'Agnonese va in campo con Caputo, Vespa, Da Costa, Di Lollo, Tinti, Nicolopoulos, Tankulic, Peic, Abercon, Sosa, Alfarano, in panchina Carriero, De Carolis, La Macchia, Buono, Barbato, Grazioso, Amaia, Amuzu e Graziano. Gli altri due recuperi sono poi Recanatese Aprilia e Matese Porto Sant'Elpidio. Adesso il ciclismo. Dopo l'arrivo di sabato 13 a Prati di Tivo, il giorno dopo, domenica 14 marzo, la Tirreno Adriatico partirà da Castellalto in provincia di Teramo con la quinta tappa definita dei Muri. Ieri pomeriggio la presentazione in comune della frazione della Corsa dei Due Mari. Jacopo Forcella. Siamo veramente molto onorati di ospitare questa competizione internazionale ed è ovvio ed è chiaro che lo facciamo anche in un'ottica di ripartenza e di rilancio per il nostro borgo, per il nostro comune, per la provincia, perché è un evento, insomma, che ci caratterizza e dà un rilievo importante a quelle che sono anche, speriamo presto, la ripresa delle attività turistiche e il fatto di ospitare e far venire persone sul nostro territorio. Domenica 14 marzo sarà Castellalto, ospiterà la partenza di una gara, dicevo prima, internazionale, tanti campioni, un grande rilievo nazionale e internazionale, ci stiamo preparando per fare bella figura. Abbiamo avuto molto coraggio e determinazione nel riuscire a organizzarla, ci abbiamo creduto ed è un momento, sarà un momento importante di visibilità per il nostro territorio in una, diciamo, in un contesto così piccolo come quello del nostro comune sul balcone d'Abruzzo, come è denominato Castellalto. È una vetrina internazionale, ci saranno dei campioni mondiali e quindi avremo tutti i riflettori puntati sul nostro borgo. Io ringrazio il Comune di Castellalto perché dà un'opportunità alla mia provincia. Ecco, io credo che il lavoro da sindaco è quello di ridare la speranza anche ai territori e con il ciclismo, ecco, il messaggio è proprio questo, di ridare una speranza, ecco, di ripartire. Ecco, il ciclismo ha sempre dimostrato la determinazione, la costanza che porta a raggiungere gli obiettivi. In un momento del genere io credo che non è una follia organizzare questi eventi, invece è un modo di dire che dobbiamo, ecco, superare questa difficoltà.
e poi facciamo promozione. Perciò ecco, ringrazio il sindaco di Castellalto e tutta l'amministrazione perché promuove il mio territorio, ecco, ci darà risalto a livello nazionale, ecco, per far capire le bellezze della nostra provincia, perché noi siamo montagna, noi siamo collina e noi siamo mare. Ecco, partirà da Castellalto, poi c'è un'altra tappa che arriverà sempre in un altro comune importante del nostro territorio e poi ci troveremo a maggio con altri eventi ciclistici, ecco, importanti che qualificano la nostra provincia. È tutto per questa edizione del TG6 che torna alle ore 19. Se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it, sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.